Qui è dove hanno girato Tomb Raider. Stiamo per partire per la Cambogia, ragazzi, Cambogia. Abbiamo un muffin al cioccolato e questa specie di focaccia alle olive. Cappuccino freddo, ovviamente. È arrivato anche un po' di pollo perché bisogna mangiare le proteine. Ragazzi, si parte! Ragazzi, non c'è nulla e siamo quasi arrivati in aeroporto. Siamo nel mezzo del nulla. Ecco qua che è arrivata la nostra macchina per andare in hotel. Hello. Ciao. Ciao. What's your name? My name is T. T? Yeah. Oh, that's simple. I'm S. S? Yes. Nice to meet you. Thanks. In Cambogia si dice cocoon. 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 Ragazzi, che esperienza! Siamo su questa macchinina! Oh mio Dio, dove stiamo andando? Ragazzi, che avventura! Oh mio Dio! Adesso andiamo a comprare il biglietto per andare a vedere le rovine domani. Deve essere uno spettacolo, mi hanno detto. Questo posto... Ecco qua il biglietto per domani. Ragazzi, dove sono? Oh mio Dio, guardate che meraviglia! Ci sono le rovine della Cambogia. Mamma mia, sembra di essere sul set di un film di Indiana Jones. Una mucca! Coccolino! Bene ragazzi, mi prendo l'insalata ai fiori di banana e il curry con il pollo cambonesiano. Ecco qui l'insalata con la banana e il pollo. Il mio amico si mangia la bolognese. Ed ecco che è arrivato il curry alla cambonesiana. Cambogiana. Sembra buonissimo. Che ne dite? Finalmente arrivati in hotel. Ecco la colazione di oggi. Ok, sono le 5 e stiamo per andare a fare un tour adesso per vedere i templi all'alba. Ecco il look di oggi per evitare la polvere e non essere mangiato da vari insetti vari cambogiani. Ragazzi, non si vede niente. Adesso andiamo a vedere l'alba. È tutto buio qui. Ed ecco la colazione di oggi. Ragazzi, scalate, scalate incredibili. C'è una mongolfiera. Guardate che meraviglia. Veramente incantevole, sembra di essere proprio dentro la storia. Adesso andiamo sul set di Tomb Raider. Qui è dove hanno girato Tomb Raider.
qui c'è stata Lara Croft. Il caffè della lavazza. Ragazzi, eccoci a mangiare un po' di insalata greca con in sottofondo la canzone di O Sole Mio. Non so voi ragazzi, ma io adoro il formaggio feta. Questa è una specie di lasagna greca. Vediamo un po'. Ci sono dentro un po' di carne, le patate e anche delle melanzane. Sembra buonissimo. Assaggiamo. Itadakimasu. Buonissimo. È arrivato anche lo yogurt. Oh mio Dio, c'è dentro un serpente e qui un mega scorpione. Oh mio Dio, cioè è enorme. Cioè, non so se rendo. Adesso compro delle calamite per la collezione di mia mamma. Queste due, che ne dite? Ecco la stanza di oggi, guardate che carina. Che ne dite? E adesso piscina. Oggi mangiamo da George. This one is a coconut rum. Coconut rum? Yeah. Oh, è dolce. Questo ragazzo si chiama Sebastian e l'altro è George, che sono un po' i creatori di questo ristorante francese. Ok, hanno già capito che sono un alcolizzato, quindi mi fanno tutti questi regali di benvenuto e mi fanno provare tutti i rum. E ne arrivano ancora. Beh, intanto faccio questa story. Se non mi seguite su Instagram, andate subito a farlo. Postiamo. Assaggiamo il Mabo Tofu. Sapete io che sono un grande fan. Ha un sapore buonissimo, è veramente una fusione. Con i cibi speziati ci hanno consigliato di bere il rum al gusto di mango. Assaggiamo. Sì. Ragazzi, ci hanno detto che se mangiamo questo tutto avrà un sapore diverso, quindi lo vorrei assaggiarlo. Questo è l'electric flower, questo è un fiore elettrico, se lo mettete in bocca vi darà una scossa, proviamola. È vero. Vabbè, mangiamoci un po' di macaroni con tutte queste marmellate per dolce. Che buono. Guardate, ci sono sasori tavereru. Oh mio Dio, no, gli scorpioni io non li mangio. E anche i serpenti. Wow, che bello. Siamo al night market. Però mi sta per finire la batteria, quindi mi sa che vi devo salutare così. Un abbraccione, ciao ciao. Buongiorno ragazzi, ecco la frutta di oggi. Adesso andiamo a vederci un bel tempio buddista nel centro della città. Che è arrivato il sandwich di carne. Che meraviglia, c'è anche la rucola. E adesso stiamo per entrare in questo tempio qui. Cioè, questo è un po' inquietante. Ci sono degli avvoltoi che gli stanno mangiando gli organi. Andiamo a mangiare qui. Finalmente mangiamo italiano in Cambogia. Buon appetito. Adesso mi bevo un cappuccino freddo. Me ne sto andando in aeroporto. Finisce così il mio viaggio in Cambogia. Spero tanto che vi siate divertiti. Un abbraccione da Seba.